Ragazzi, allora, faccio questo minimo dove mi approfondisco su alcune cose che arrivano dalle notizie, perché c'è una notizia dalla Spagna nel calciomercato e quindi Pau Torres ha detto sì alla Juventus, che vuole tornare a giocare in Italia con la sua Juve. Quindi vediamo un po' questa situazione. Perché hanno avuto questa opinione anche su una bomba dalla Spagna, che è esplosa, quindi è un calciomercato anomalo, però mi devo dire che è esplosa finalmente, quindi il boom è arrivato, però il momento è di godercelo a pieno tempo possibile. Quindi questo Pau Torres è un giovanissimo, però è un giovane di talento, che ha di classe e di qualità. E ci sta. Però devo anche dire le cose come stanno in casa bianconera. Quindi questo è tutto su Pau Torres, che arriverà a giugno, quindi sono offerta di 50 milioni per Bremer, ad esempio, che arrivano nelle casse della Juventus stessa. Quindi mi raccomando, e fate le cose per bene e non quelle scelte sbagliate fino da vecchio dalla vecchia società. Però pensiamo a noi in questo momento qua. Quindi, su quello vecchio è concluso, però si riapre anche una porta per giuntoli. Quindi, pure noi dovessimo cambiare direttore sportivo, come Federico Cherubini, che ha su molte cose, e quindi farà il direttore generale e non più un dirigente. Quindi vediamo che cosa sarà capace di fare la Juventus, mentre Maurizio Scannavino si sposta come amministratore delegato. Quindi vediamo un po' questa situazione complessiva in questo contesto Juve. Quindi vediamo un po', poi vediamo. Ok, quindi questa è la pronuncia iniziale del video, dove arriva dalla Spagna una notizia clamorosa. Quindi mi raccomando, perché è nostro, perché è un nuovo giocatore della Juventus. Ok, quindi solo questo video. Però fate prima l'iscrizione a questo canale se non l'avete ancora fatto, e ti mando le notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Quindi ho solo questo da dire, però va bene così. E poi ci sono i like e commenti qua sotto per la partita di domenica pomeriggio alle 12:30. Poi vediamo il tutto, ok? Ma mi dico un'altra cosa fondamentale, perché mi dico le probabili formazioni da oggi pomeriggio, ok? Quindi l'Atalanta fa respirare la rosa, perché Demiral è fuori e quindi non rientrerà, però sono
terra la partita contro la Juventus, ok? Quindi questo è tutto, è tutto. Ma la Juventus metterà ancora Szczęsny in porta con la migliore formazione e poi in difesa con Gatti, ovviamente. Poi Danilo Bremer Cuadrado, anzi no, Alexandro, ok? Nella difesa a 3. Poi a 4 ci metto a Cuadrado sulla destra e Kostić sulla sinistra. Quindi ritroviamo anche a Pogba, ovviamente, sulla mezzala, così come Locatelli, Rabiot e Paredes. E la coppia davanti con Vlahovic e Misa Moisettina, perché queste cose sono positive, quindi mettiamo in chiaro questa cosa, perché ne usciranno delle belle, ok? Quindi se fra il tridente allora lo metterà. Quindi Di Maria, Vlahovic e Moise, mi sembra. Se no, questa non dovrebbe essere, ok? Quindi dobbiamo vedere solo queste formazioni più quella della Dea, perché ne usciranno più contenuti e più i media si stringono, che poi le partite vanno a fare le partite sulle questioni di campo ed extracampo, ok? Quindi vi obbligo solo una cosa: vincere per restare uniti, ok? Tutti uniti e sempre fino alla fine, ma ricordiamoci che noi siamo la Juventus, ok? Quindi ho solo questo da dire, ma farò i complimenti solo a Napoli che ha vinto lo scudetto. Però va bene così, che quest'anno sia una data anomala per loro e invece l'anno prossimo ci riproviamo, ok? Quindi se no scusiamo lo sconto a quell'ira, forse ne avremo molte, molti di più di scudetti vinti, perché stiamo mettendo la quarta stella consecutiva. Quindi vediamo che cosa bisogna fare dall'inizio alla fine, perché non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. Quindi mi raccomando, perché il Napoli sta facendo di tutto per vincere il campionato anche l'anno prossimo. Quindi so questo e non ne aggiungo altro. Però la Juventus dovrà sfidare prima l'Atalanta e poi la Cremonese e poi il Siviglia. Poi c'è la Cremonese, ovviamente, poi un'altra volta il Siviglia. Poi stiamo anche contro l'Empoli un'altra volta a Castellani. Poi contro l'Udinese, anzi Milan e l'Udinese, nell'ultima giornata. Poi un'altra volta
Lui si mira e tutto. Però un'altra cosa me la voglio dire. Quindi ho solo questo da dire e basta. E non mi aggiungo altro. Quindi la Juventus riaverà questi qua nel mercato, ok? Quindi mi raccomando, è sempre fino alla fine.